Buonasera a tutti, benvenuti a Fatto in Casa. Come vedete approfittiamo dell'estate e Fatto in Casa lo facciamo nei giardini. Oggi siamo nel giardino Gidari di nuovo e prepareremo una buona ricetta per voi, sempre sul barbecue. Bonsoir à vous tous. On profite de l'été et donc pour le programme Fatto in Casa, on n'est pas dans la cuisine, mais à l'extérieur, dans les jardins. Aujourd'hui, on est dans le jardin de Luciano Gidari et la recette ce soir, ce sont des huîtres Blainville. Donc, on les prépare sur le barbecue. Le ostriche Blainville. Buonasera, Luciano. Buonasera. Tutto bene? Tutto benissimo. Benissimo. Di nuovo nel giardino, all'aperto. Chi meglio di noi? Esattamente. Magari fossero così 12 mesi all'anno. E chi si lamenta della pioggia e del freddo non si deve lamentare, perché noi ce ne abbiamo tante giornate così. No, infatti, questa è proprio perfetta. Sì. È perfetta anche per fare un barbecue. Non si cucina dentro casa, ma all'esterno. Niente, si siede fuori. Si cucina, si sorseggia ciò che si vuole sorseggiare, una bella, di fresco bella fresca, sempre. Una bella, bella fresca. Quella è la tua scelta l'estate, sì. Come tanti. La birra per me è un danno l'estate, perché la birra vale più del vino. Sì, ma diciamo che stasera, cioè la ricetta di oggi è piuttosto accompagnata da un rosé o da un vino bianco, anche con la birra. Un vino bianco, la birra è bianca. Eccoci. È bionda, no? Certo, la risposta, Allora, la ricetta, le ostriche Blainville. Sì. Raccontaci, spiegaci perché queste ostriche sono Blainville. L'ho visto un paio di volte in televisione, ma io ho voluto cambiare un po' la ricetta, pure per farla più, mettere più di farcito dentro, di roba più che normalmente sono, fare le ostriche, sono... come chiamano shocked oysters, le aprono, sì. Poi si mette un po' di succo, perché già c'hanno le ostriche, un po' di succo di limone, un po' di limone sopra, poi si fa ho fatto il cioccolato ripieno con funghi, gamberi che vanno assieme, con un po' di burro che si salta in padella con cipollina, un po' di vino bianco, alla fine si metterà un po' di pane grattato e del formaggio parmigiano, buono. E si mettono al forno. Al forno? Usiamo il forno. Il nostro barbecue. Forno è il barbecue oggi. Sì, una base di sotto sarà una base di sale di mare, che li mettiamo per mantenerli sempre dritti, ma il sale non è che si cuoce. Allora ed è così che li cuciniamo? È sotto la conchiglia, sì, li cuciniamo così al forno, appena che il formaggio è squagliato, sono pronti a mangiare, perché è già tutto cotto, sì. Cucinato. Allora, possiamo anche dire che cette recette, les huîtres Blainville, on peut les comparer à la recette Rockefeller, parce que les huîtres Rockefeller, il y a une cuisson au four aussi. Oui, une cuisson avec les épinards, du beurre à l'ail, puis du mozzarella. Des fois du bacon ou de la pancetta. Beaucoup de manières de les faire, les huîtres. Oui, mais ça, c'est une recette différente. On va vous montrer comment les préparer. Encore une fois, sûrement vous n'avez pas pensé, je vais préparer les huîtres sur mon barbecue. Mais on peut le faire. Oui. Ah? Quindi molto interessante, c'è la preparazione. Vediamo gli ingredienti e bisogna cominciare a tagliare, preparare il farcito. Piano, sì, piano piano si prepara il farcito. Lo possiamo più o meno, come dire, prendere un pezzettino di burro. Sì. Praticamente il farcito verrà cucinato sul barbecue? Sì, è un pezzettino di burro che lo mettiamo così. Donc la farce des huîtres va être préparée sur le barbecue. Donc même la cuisson de la farce. C'est bien ça. Dans la poêle sur le barbecue. On va prendre des champignons. On va les couper à goût. Là. C'est comme vous voulez, hein, selon... Encore une fois, même les champignons, Luciano, tu as choisi des champignons blancs, mais on peut choisir n'importe quel quoi, genre champignons sauvages. De champignons. Oui. A vostra scelta, se preferite portobello, li tagliare piccolini, se preferite anche shiitake, i funghi shiitake, perché voglio, no? Non ce ne vogliono troppo, perché se soltanto... Perché diciamo, sappiamo che l'ostrica non è che sia troppo grande, vero? Sì. Quindi il farcito è poco, anche sono tutti ingredienti che si cucinano velocemente in padella sul barbecue. Fanno subito, abbiamo scelto dei gamberetti cotti invece di crudi,
Ci metto un po' di olio a partenza. Ok. Perfetto. Olio e burro. In modo da non far bruciare. Anche il brodo di pollo, ma quello si mette verso... Adesso le bisogna... Come si amalgama piano piano, si aggiunge okay. Un po' di brodo di pollo. Mammanino. Un po' di vino bianco, ma non subito adesso. Io intanto te lo apro e quindi il brodo di pollo Aurora. I gamberetti, possiamo pure fare a cubetti. Pronto per dopo. Ringraziamo gli Euromarché per questi ingredienti, per gli ingredienti di Fatto in Casa. Ricordiamo abbiamo anche il pan grattato, sempre un prodotto Aurora da usare. Li tagli proprio piccolini sì. I gamberetti, vero? Sì, si devono amalgamare dentro, se no. Sì. Buoni e freschi, vero? L'estate? Sì, già cotti. I gamberetti già precotti. Se ne rimangono si possono fare come cocktail. Sì. O si possono mangiare mentre cuciniamo, mentre si cucinano le ostriche mangiamo i gamberetti che sono rimasti. È sicuro, e ce ne rimane sicuro perché non sì. se ne vogliamo di più le mettiamo sì, dopo. Sì, certo. Le mettiamo dopo se ne vogliamo ancora di più. Eh sì, infatti, si sa che più o meno noi oggi prepariamo 6 ostriche. Sì, sì, si può fare una dozzina. Quindi questa è la preparazione, più o meno si vede il farcito che abbiamo bisogno per 6 ostriche. Mettiamo dentro. Ancora una volta, anche questi sono già precotti, quindi... Se ce ne vogliono altri, se li mettono mano a mano che si farà... Velocemente in padella. Un spicchio d'aglio. L'aglio non ci manca mai. Da buon gusto a tutto l'aglio, vero? Sì. L'aglio, vedo che hai scelto anche la cipollina. Cipollina. Che preparerai. Sempre tagliata e soffritta? Sì. La cipollina? Questo non ci perdete tempo, si mischia tutto dentro. Esatto, esatto. Tanto è tutto in una padella e la dobbiamo cucinare. A me piace il verde della cipollina per cominciare. Sì, anche a me devo dire, per tante ricette. Buonissimo. Usiamo sempre questo qua e l'altro si usa per la salsa, per fare altre cose. Le petite échalotes, hein, on utilise le verre souvent et il faut dire que c'est une des parties préférées aussi dans la cuisson, hein, c'est très bon ou dans les salades, c'est très frais. Donc un petit peu d'ail et aussi les échalotes. Oui, puis ça c'est fait. Tu utilises juste le verre de l'échalote. Le verre. OK. Puis alors, ça c'est fait. Una corta pausa Luciano? Sì. Prendiamo una pausa, ritorniamo subito dopo. Restez avec nous. Ritorno con Fatto in Casa, o meglio Fatto in Giardino oggi, Luciano. Sì. Abbiamo preparato il farcito per le ostriche, siamo pronti per metterlo sul barbecue, ma prima dovrai aggiungere un pochettino di olio. Un po' d'olio d'oliva Aurora. Non troppo. Bene. Se ci manca lo mettiamo dopo. Sì, e il brodo di pollo. Un pochettino per... Sempre un brodo di pollo Aurora. Si metterà dopo l'altro che ci serve. Okay. Il vino si aggiungerà dopo con la farina. Ok. La farina è sempre amalgamare tutto. O la farina l'aggiungiamo dentro sul barbecue. Sì. E il formaggio è dopo, vero? Sì, esattamente. Ok, allora. Noi intanto siamo anche pronti per il concorso Fatto in Casa, il concorso insieme a Nick De Vincenzo. Ci colleghiamo subito. Buonasera Nick. Grazie Silvana, grazie mille ed eccoci qui con il concorso Fatto in Casa, questo concorso che ci permette di farvi vincere anche dei bei regali, allo stesso tempo anche di conoscerci. Lo sapete come si fa per giocare insieme a noi, basta chiamarci e poi siamo noi a richiamarvi come stiamo facendo adesso. Io vado a salutare immediatamente Lilian. Buonasera Lilian, come andiamo? Molto bene, buonasera Nick, buonasera Silvana, come andate? Stiamo benissimo, grazie. Eccoci qui con un altro concorso, un altro programma. Liliana, vieni da dove? Tu dall'Italia? Veramente io sono nata qui, ma mia mamma viene da Monaciglione, Campobasso. Oh, quindi Molise, Monaciglione, Campobasso. Sì.
È un paese, ci sei mai tornata tu, Liliana? Sì, ci avevo 8 anni, molti anni fa. Ti ricordi qualcosa? Non ci sono ritornata più. Non ci sei ritornata più, però in Italia, in Italia comunque ci sei tornata sicuramente, Italia è bella, eh? Ci sono tornata nel cuore, sì. Mi ricordo di tutto, veramente. Che bella la nostra Italia. Intanto, Liliana, dove abiti tu qui a Montreal? Io abito alla Villa Salle. Ah, Villa Salle, quindi ne approfitto. Alla Salle, sì. Sì, una bella comunità italiana lì a Villa Salle. Vi salutiamo, vi salutiamo tutti, tutti voi di Villa Salle. Allora, Liliana, come al solito abbiamo un concorso, no, che ci permette di farvi vincere dei buoni prodotti, ovviamente di Aurora, Aurora Importing, che li offre in questo spazio. E per vincerli dovrai rispondere ad una domanda 5 risposte, no? Questo è il concorso. Sei pronta? Sì, sono pronta. C'è un cronometro di 30 secondi che parte adesso, attenzione, via! Allora, nominami, facile la tua, 5 cose associate alla parola mare. 30 secondi, via! Va bene, il sale. Il sale. Le conchiglie. Le conchiglie. I pesci. Pesci, giusto. Le tovaglie. Le tovaglie, perché altrimenti come fai? E l'ultima? L'ombrellone. L'ombrellone, complimenti, sì. Fatto. Sì, tutti al mare e sapore di sale allo stesso tempo. Immagino che tanta gente è ritornata, ha avuto belle vacanze e noi ringraziamo te per aver giocato con noi e ti auguriamo un buon proseguimento di serata a te e famiglia, Liliana. Grazie mille. Grazie a Nick, continuate a fare tutti i venerdì i programmi belli come facete. Grazie, grazie mille, un bacione, un abbraccio, buona serata. Un abbraccio anche a lei. Ciao. Bye bye. È il momento di ritornare da Silvana Di Flavio, è fatto in casa. Grazie Nick, la buonasera a te. Luciano, noi intanto nel frattempo abbiamo cucinato sul barbecue in padella il farcito. Sì, abbiamo saltato un po' il farcito. Abbiamo aggiunto degli ingredienti, gamberi, comunque. Abbiamo cipolline, un po' di aglio. Sì, e poi cosa abbiamo aggiunto? Il brodo di pollo, un po' di vino bianco e il cayenne. Sì. Un po' di cayenne, olio d'oliva. Olio d'oliva pochissimo perché si sa già col burro. Sì. E abbiamo messo la farina alla fine per farla amalgamare tutto come una pasta. Okay. È una specie di lo stile che facciamo quando facciamo le coquille Saint-Jacques. Esatto, deve quindi per fare cremoso, il farcito un po' più consistente. Il colore anche che vedete è la cayenne che ha fatto questo. Okay. Se non vi piace la cayenne perché è un po' piccante, sì, si può eliminare. Ma sì, il piccantino, certo, il piccantino nelle ossa che va bene, col pane grattato, sì, le zuppe moulées, il formaggio parmesan, lasciamoci tutto le goût, oui, avec un peu de piquant de la cayenne. Oui, donc on a rajouté du poivre cayenne, mais selon vos goûts, encore une fois, oui, si vous aimez pas trop le piquant, vous n'êtes pas obligé de le mettre. La, hein, la farine, so che fai, va l'amalgamer, parce qu'il y a du monde qui use du lait, moi j'utilise pas du lait, oui, ou la crème 35%. On peut faire plus vite, mais la farine, c'est oui, plus... Mais disons, pour l'été, c'est aussi plus léger, oui, la farine, oui, que la crème. Quindi la farina un po' più leggera che, sì, usare una crema, una panna, tra l'altro. E il piccante al gusto. Esatto. Allora, questo è il farcito, le ostriche sono pronte, abbiamo anche messo sul barbecue, bisogna ricordare per i nostri amici. Abbiamo messo il sale per riscaldare, sì, così rimane caldo. Nel forno fa lo stesso, anche se mette il sale per mantenere la ostrica che non... va a balanzare da un lato all'altro, e che rimane tutto come nella non sabbia. Si esce. Esatto. E quindi une autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a réchauffé la poêle qui va aller, oui, où les huîtres, où on va mettre les huîtres. Il y a du sel à l'intérieur et on l'a réchauffé sur le barbecue. C'est pour moi balancer, c'est parce que si on prend ça, là, ça fait l'effet du sable. Oui, on met, hein, comme on met ça. Exactement. Une fois que c'est farci, ça va rester. C'est ça qu'on fait avec chacun. Okay. On la met une à côté de l'autre. Oui. Et à la place. Et ça va aller directement sur le barbecue pour la cuisson. Oui. Luciano, è proprio questo piatto che mettiamo, sì, sul barbecue? Sì, questo qua o altri piatti che vanno al forno, vanno sul barbecue. Sì, qualsiasi piatto va l'unica al forno. L'unica cosa che si fa quando si mangia, sì, con la forchetta,
si muove un po' sotto, perché questa qua adesso è un po' attaccata. Sì, certo. Allora si deve spostare per farla mangiare bene. Certo. E continuiamo con questo, e si rimane il sugo, quel sugo, quello è il sugo di mare, quello non si perde. Ok, quindi lo lasciamo. Si può mettere di sopra. Possiamo prendere il sugo, perché è tutto il sugo di mare questo. Non si può mettere troppo, ma un pochettino c'è ogni ostrica. Sì. Lo aggiungiamo. Ci dà un po' di sugo di più. Beh, è molto saporito. Questi miei suoceri se li mangiavano così, senza neanche metterli a forno. Sì, no, ma tanti, hein? Les huîtres, habituellement, c'est pas, on pense pas à la cuisson, on pense à les manger comme ça avec du citron. Ouais. Et, mais c'est pas tout le monde. Moi, je préfère avec une cuisson, Luciano. Se voi vogliamo, possiamo allora, provare a farne. Iniziamo qualcuna. Pian pianino. E noi intanto prendiamo una corta pausa e ritorneremo subito dopo. Rimanete con noi. Restez avec nous, on retourne souper. Ritorno questa sera in Giardino Gidari, si cucinano le ostriche farcite, sì. Ostriche Blainville, eh? Poi metteremo un po' di spinaci anche insieme. Continuiamo a prepararle. Eh? Allora, ce soir, on vous rappelle, hein, c'est la recette des huîtres Blainville. Et on va les présenter avec un petit peu d'épinards, hein, des épinards qui sont déjà cuits. Avec un peu d'ail, comme d'habitude, très simple. En attendant, il faut préparer les huîtres, mettre le pain râpé, le fromage et les mettre sur le barbecue. Des fois, vous avez d'affaires, ce qui reste là, je te l'ai pas. Qu'est-ce qu'on fait avec? Je l'ai dans le frigo. Qu'est-ce qu'on peut farcir avec? On peut en faire d'autres, on peut farcir d'autres choses. On peut faire autres huîtres, mais si on n'a pas d'autres huîtres, qu'est-ce qu'on fait? Utiliser comme pour les coquilles Saint-Jacques avec des. Oui. Ils vendent des coquilles en céramique. Sì, sì. Oui. Infatti è la consistenza di coquille Saint-Jean, sì, Luciano, sì. Eccetto che non c'è la crema. La crema è invece di mozzarella, usiamo parmigiano. Esatto. E comunque senza crema sono più leggere l'estate, vero? Sì. Meglio non mangiare troppo pesante l'estate. Due di queste a persona. Ma ci sono quelle che le mangiano pure 4-5, dipende. Ah sì, dipende. E chi non le mangia? Addirittura. Ma se sono cucinate io le assaggio, Luciano. Cucinate sono buonissime. Sì. Ma fatto in casa, se non le facevi cucinate, cosa si faceva? Bisogna cucinarle, ovvio, no? Dobbiamo cucinarle. Così esatto. È rimasto un pochettino, lo allora, guardiamo. Pan grattato. Un po' di pan grattato. Ça donne le croquant sur les huîtres une fois qu'on les met sur le barbecue. Che le bordo già avec l'ail e déjà là. Non ho proprio già da mettere. Esattamente. Il mondo che fai avec le zubbara all'ail. Oui, mais c'est déjà incorporé dans la farce. Come la zile, sel de mer, il garde les huîtres bien en place. On perd pas aucun jus. J'aime que ta comparaison, tu as dit le sel, c'est comme le sable pour les huîtres. Vero? Quindi Luciano ha fatto la base di sale che poi è la sabbia per le ostriche. Un po' di parmigiano. Ecco a te. E siamo a posto. C'è un po' di vento adesso. Eh? Vogliamo perdere il nostro parmigiano al vento. Questo siamo generosi, eh? Sì. Tanto si squaglia. Esatto. E una volta che vediamo che il formaggio si è sciolto sulle ostriche, sappiamo che sono pronte. Che il farcito è già tutto cucinato, quindi c'è poco da fare. L'ultima. Sì. Come vedete, la cottura delle ostriche l'abbiamo fatta sul barbecue, le ostriche sono pronte e noi siamo pronti per l'assaggio. Sì, sì, esattamente. Per tutti voi a casa. Il formaggio si è amalgamato, ho preso un po' di olio di oliva di sopra, solo per farlo fondere di più. Ok. Possiamo, gli spinaci sono già preparati. Possiamo fare
che sono i tuoi favoriti? Io tutto ciò che è verde. E i miei pure, no? Quello che è verde mi piace moltissimo. Mettere un po' così come... Contrario a tanti ragazzini che magari tutto ciò che è verde non lo vogliono nel piatto. Ma è buono a mangiare. Sì. Fa bene alla fa salute. Fa bene. Ok. Donc, comme base, nous, on a choisi des épinards, mais encore une fois, selon vous, si vous préférez autre chose... Du riz à l'ail, du riz avec, oui. Du riz mélangé avec le farci qui reste. Oui, du riz, du quinoa, du couscous, hein? Ça dépend de vos goûts. Alors, prenons une. Une così. Sì. L'avventura sarà come mangeremo e un'altra queste così. Due addirittura. Sì, se no che facciamo con una? Sono sei, due sì. Per me e due dobbiamo per mangiarle tutte e due per il cameraman. Siamo a posto. E siamo a posto. Chi non c'è deve una bella con presentazione una. Comunque è bello. Allora on goûte pour vous tous à la maison, buon appétit. Buon appetito, Luciano. Buon appetito. Sono calde ancora? No. Quindi come si fa? Piano piano. Sì, comincia, sono un po'... Sì, comincia qua di fianco. Ma ci sono già piano riuscite. Piano. Sì, sì, è facile. Bisogna mangiare tutta una volta? Si possono fare così, no. Tanto non bruciano più. No, ecco. Un pezzetto alla volta, che non è che riesco io a prenderlo tutto, eh? Luciano, buon appetito. La ostrica è bellissima, guarda. È piccante, Luciano. Allora, se vi piace il piccante, mettete, siate generosi con il pepe di Cayenne. Non l'ho messo assai, io ho messo un pochettino, eh. Se invece preferite meno piccante, beviamo subito perché brucia. Buon appetito fresco, a tutti no? Voi. È fresco. E grazie Luciano. Grazie pure a te. Buonasera a tutti, vi lasciamo col pensiero della sera. Buonasera.